andare veloce, visto e considerato che molti hanno più dipendenti, secondo me. Sono velocissimo, anche perché purtroppo abbiamo un flash molto organizzato dal comune con il parcheggio così, perché insomma è il massimo, e quindi tra esattamente le zone possono accadere. Spero che non mi ricordo, insomma. Ogni anno vengo invitato, sono contentissimo di questo, anche perché cerco di fare un momento appunto la situazione di quello che abbiamo fatto e di quello che avevamo detto e di quello che abbiamo fatto. Qui abbiamo un po' di formalizzazione, una delega che viene mantenuta dal sindaco e quindi cerco di portare avanti. Uno dei punti che volevo subito chiarire era l'open data, che è uno degli argomenti che abbiamo trattato circa 18 mesi fa. L'anno scorso era una scommessa, mi faccio una sola battuta, quando 3 anni fa siamo arrivati al comune abbiamo chiesto insomma di iniziare l'open data e qualche funzionario diceva perché devo dare i dati? E la si chiama dato perché mi ha dato, altrimenti lo chiamavo tengo perché lo tengo, insomma, quindi c'è questa storia. E quindi diciamo questa consegna sono 3 anni che non si è volta, però diciamo questo è un consiglio. E quindi diciamo dopo 18 mesi abbiamo cominciato a pubblicare tutti i dati che abbiamo, ne abbiamo tantissimi. E questa, l'anno scorso era una scommessa, volevo pubblicare tutti i dati del patrimonio immobiliare, e qualcosa abbiamo già detto l'anno scorso, invece da circa 3-4 mesi sono tutti quanti online. Perché portare il patrimonio immobiliare? Perché abbiamo scoperto il primo caso, sapete, una volta il patrimonio immobiliare del Comune di Napoli era gestito da un ente privato, la volontà dell'amministrazione è stata quella di internalizzarlo e abbiamo scoperto, quando abbiamo chiesto i dati all'ente privato, che il patrimonio immobiliare più grande d'Italia. Sono circa 64.456 immobili che se riusciamo a mettere tutti quanti a reddito, diciamo, diventiamo tipo un comune indipendente e quindi potremmo cercare di risanare le casse del comune. Quindi l'operazione sul patrimonio immobiliare è stata enorme, dopo lo vedremo nel dettaglio. Questo è uno slide che abbiamo messo anche l'anno scorso, abbiamo messo online tutti i parchi e giardini, la manutenzione che cerchiamo di fare dei parchi e giardini quando vengono modernizzati, i dati anagrafici dal 2000 fino ad oggi, quindi i nati, i morti, i residenti, gli emigrati, eccetera, eccetera, e anche tutti i dati tributari, quindi iniziamo anche a pubblicare i dati dell'evasione fiscale che cerchiamo di contrastare, e dati della polizia municipale, quindi le multe, le risorse e quant'altro. Anzi, approfitto anche per dire, l'anno scorso non l'ho detto stavolta, ma quest'anno abbiamo anche eliminato un fenomeno della polizia municipale, sembra che è uno dei fenomeni che avevamo a Napoli, noi siamo sempre originali, insomma, quindi cerco sempre di dire qualcosa di originale, dire che siamo migliori più bravi, sempre facile, insomma. A un certo punto, insomma, senza dire, abbiamo attivato le macchine ZTL e passavano tutte le macchine ZTL e facciamo multe a cittadini di Milano, Padova, Torino, insomma, e giustamente facevano opposizione, quindi dicevano, andate, come sta, cioè sta a te, non so neanche come sta. Per quello che ho messo in indagine, abbiamo scoperto che tutte le targhe avevano una caratteristica, o meglio, le targhe iniziavano o sempre con la lettera E o la lettera L, insomma, la lettera E o con la lettera F o la lettera L, insomma, iniziamo sempre con una lettera ben particolare, perché il cittadino napoletano, un po' com'è, la lettera F con un asso isolante affiliata alla lettera E, e quindi la targa era FL7 eccetera, diventava EL eccetera eccetera, quindi c'era solo un per l'asso isolante. E quindi diciamo è stata una delle lotte che abbiamo fatto con le telecamere eccetera eccetera, altre soluzioni per cercare di capire cosa è, insomma, questo rivedere un tempo che si perde appresso a qualche cittadino, insomma. Abbiamo pubblicato la toponomastica, abbiamo scoperto di avere 4.096 strade, quindi diciamo alcuni nomi erano addirittura duplicati, quindi abbiamo anche cercato di ridurre alcuni nomi, proprio chi è legato alla linea delle Sicilia, abbiamo anche scoperto che abbiamo pochissime strade dedicate a Ferdinando, eccetera, eccetera, quasi tutti quanti saluti, ma non voglio fare insomma un discorso di questo genere. Questa è una pila che abbiamo iniziato a pubblicare, considerate che questa è la realtà del 2013, quando abbiamo iniziato a pubblicare questi dati, per farvi rendere conto come il dove è andato può essere utile, una multinazionale si è accorta che a Napoli abbiamo il maggior numero di giovani, cioè a Napoli si fanno, produciamo un maggior numero di giovani, per cui hanno spostato le fabbriche di carrozzini e quant'altro, biberon e quant'altro, in periferia di Napoli, da Tacca Setta, vicino all'autostrada, perché in realtà si sono accorti insomma che il sud di Napoli in particolare è una città da qui a 10 anni.
Quindi dovendo essere pure qui, cioè, mia madre, tutte le cose che abbiamo studiato e quindi hanno spostato il. Questo è il posto di lavoro, perché ovviamente hanno spostato un magazzino da, da Roma a Napoli, è stato un mandato differente. Questi spazi dati del patrimonio immobiliare che sono finalmente online, dopo ne vedremo qualcuno. Come potete vedere ne abbiamo addirittura qualcuno in provincia e qualcuno in città, uno addirittura negli Stati Uniti, è stato lascito una delle negli Stati Uniti, abbiamo qualche conigliere, qualche scala che neanche dobbiamo vedere, insomma, quindi iniziamo anche a, a recuperare questi temi. Io qua ho messo tre link, in realtà se ne ho messi quattro, però uno non si vede giù. Sono tutti i dati, dopo se invece clicco, sono tutti i dati dei 65.000 immobili messi online. Abbiamo. Eh? Sì, ma prima. No. Siamo un progetto. E poi abbiamo messo anche tutti i canali di locazione per trasparenza, quindi tutti i immobili del comune affittati a cittadini sono tutti quanti online, quindi ognuno può vedere anche i canoni che vengono pagati. Questa è una trasparenza una volontà enorme, siamo uno dei pochissimi comuni in Italia a dire anche quanto chiediamo ai cittadini. Il progetto Mappina, poi è successo pure. In realtà esiste Mappi Roma, Mappi Mi Milano, a Napoli si chiama Mappi Na, Mappi. La prima volta Mappi Na è un progetto privato di alcuni volontari che prendono tutti i dati che noi mettiamo online e li mettono su una mappa, per cui è possibile sapere tutti i percorsi dei mezzi pubblici che abbiamo messo online, dei parcheggi. Il patrimonio immobiliare, dopo se invece clicchiamo sopra e vediamo in dettaglio. Quindi sono associazioni che hanno utilizzato questi dati. In basso c'era pure i parcheggiatori, purtroppo non si vede come, perché abbiamo messo online anche tutti i verbali che vengono fatti contro i parcheggiatori abusivi, che sembrano pochissimi, però in realtà ne sono tantissimi, e quindi abbiamo messo su questa mappa tutti i verbali e tutti i soldi sequestrati. Ogni anno sequestriamo circa 50.000 euro delle parcheggiatori abusivi, sequestriamo vuol dire incassare realmente, perché sapete che molti verbali non vengono pagati perché sono molti non aderenti, però quest'anno abbiamo fatto la scelta di prendere 50.000 euro e destinarli nel bilancio comunale per il demolo urbano. Quindi diciamo qualche, abbiamo fatto discese per disabili, qualche buca, insomma, eccetera, sono stati fatti con i soldi sequestrati delle parcheggiatori abusivi. Nel 2014 siamo a 60.000 euro e pensiamo di chiudere a 80.000 euro come se fosse ovviamente. Quindi, cercare di fare questa panoramica su Open Data, su come stiamo cercando di mettere online i dati e le varie attività che vengono svolte anche da altri dati. Tra i vari dati divertenti ci è stato chiesto da per i 30 anni di Diego Armando Maradona, diciamo, sono 30 anni. 1984-2014, 30 anni prima, la domanda come nel Comune Napoli è cambiato il nome, cioè chi le nascite di Diego e Diego Armando, cioè come nel tempo i cittadini napoletani hanno chiamato i propri figli Diego e Diego Armando. Questo l'ho fatto ieri sera, quindi non so se ci sarà qualche errore. Prima del 1984 noi avevamo un buon numero di Diego Armando, cittadini che venivano registrati come Diego. I funzionari comunali ci dicono perché erano Diego, Don Diego, il personaggio di Zorro, di una nota personaggio televisivo, ovviamente. Dal 1984 erano circa 50 ogni anno i Diego a Napoli, dal 4 in poi sono diventati 100, la maggior parte perché venivano da Maradona, insomma, ovviamente, che era appena arrivato. Diego Armando invece, c'è cioè la coppiata Diego e Armando, mai usata in precedenza, nasce nel 1984, quindi praticamente il calcio Napoli insomma incide anche sui nomi. Nel 1988 c'è il crollo di Diego, alcuni funzionari dicono perché troppi si chiamano Diego e quindi praticamente si era un po' svalutato questo nome. Poi nel 1991 c'è praticamente quasi nessuno più chiama Diego, noi l'abbiamo fatto un po' di ricerca, in realtà perché nel 1991 Maradona fu squalificato per doping, quindi diciamo il personaggio Maradona secondo me comincia a essere poco apprezzati, insomma, quindi non era quasi più giusto dagli nome. La cosa curiosa è che nel 2004-2005 da 10 di Diego, insomma, ritornano ai titoli Diego con 30-40 circa.
e l'abbiamo associato al fatto che nel 2005 c'era la De Laurentiis, quindi Napoli ritorna, diciamo, in auge. Sembra quasi una teoria, insomma, però in realtà è una cosa molto divertente, insomma, questa cosa, e quindi praticamente ritorna nel 2005, praticamente, visto che Napoli sta andando piuttosto bene, cioè, c'è il triplo di nome Diego, quindi c'è il ritorno di nome Diego, sia di Diego che di Armando, quindi torna a 50 veloce perché ci altri 20 minuti, cioè in 10 minuti. Quindi diciamo, ecco, da dati statistici riescendo a capire, ora che il Napoli sta andando piuttosto male, immagino che siano proprio. Ci sono però nuovamente i libri, forse le preferenze, non lo so. Una cosa che ritorno è che porto sempre la Wi-Fi che stiamo installando nel Comune di Napoli, abbiamo già dato 3 anni che ne parliamo, quindi nel 2012 avevo annunciato, insomma, avevamo messo dei fondi per il Wi-Fi, in realtà noi non abbiamo mai speso neanche un euro per il Wi-Fi nel Comune di Napoli perché abbiamo utilizzato il sistema della sponsorizzazione. Cioè ci sono aziende che installano il sistema Wi-Fi in città e marginano da banner pubblicitari. Abbiamo coperto tutti i lungomare, da Cipotelli di stazione geologica, abbiamo coperto Piazza Garibaldi, diciamo quello attuale in lavorazione, il PAN, il museo a Piede Nive. Attualmente è attivo da pochi giorni anche Piazza Mucini in Colo Pepelello, anche se abbiamo una varia di interferenze perché ci sono molte aziende lì, soprattutto perché ci sta ancora il Molo San Vincenzo e ci sta ancora qualcosa della ministra di difesa che ci dà fastidio. E abbiamo coperto alcune biblioteche, tutte le 12 biblioteche saranno coperte. In realtà ci siamo resi conto per la prima cosa, che più andiamo avanti con l'installazione Wi-Fi, meno Wi-Fi viene utilizzato, soprattutto dai turisti, perché ormai il 3G ce l'hanno quasi tutti insomma, quindi sono tutti abbonamenti cellulari, viene molto poco utilizzato. Attualmente il Wi-Fi più utilizzato è per la stazione di Piazza Garibaldi, con circa 250 connessioni al giorno, quasi stabili insomma, e quello non ci ha più problemi. Su Lungomare è difficile che lo utilizzano e molti turisti ormai già vengono con i contratti 3G insomma già flat in Italia. Quello che stiamo portando avanti invece è la copertura della linea 1 della metropolitana sia a Cantine sia tunnel sia di Piazza Garibaldi che di La Fermata Municipio sia la linea 6 che poi conosceranno, il famoso LTR, il trenino che doveva essere pronto per l'Italia 90 e che fa praticamente 4 stazioni, le funicolari, 4 funicolari, e stiamo iniziando a coprire anche qualche parco cittadino, si iniziano dalle Berberie, Pianura, Leone Traiano, Soccato e quant'altro, e la Galleria Principe. Una cosa che voglio dire sulla linea 1, sulla copertura, una cosa piuttosto interessante, è che la linea 1, linea 6 funicolari, in realtà i comuni non investono denaro, ma sono nel caso nostro sono i 4 gestori, che marginando la telefonata che ovviamente fanno i cittadini in galleria, pagano il comune. Quindi diciamo il ritardo che abbiamo di installare è perché stiamo contrattando quanto devono darci ogni anno per poter, quindi ci pagano insomma per avere la copertura. Stiamo aspettando perché, forse pochi sanno, che a dicembre aprirà finalmente la fermata di municipio della linea 1, che sarà la prima fermata più affollata dopo Toledo, sapete, fa circa 10.000 passaggi giorno, e quindi aspettiamo l'apertura e la fermata del municipio che dovrebbe aprirsi prima di Natale per diciamo, contrattare un prezzo migliore con i 4 gestori. I tempi di installazione sono circa di un anno, quindi se tutto va bene, insomma, per il 2016, entro il 2015, comunque fine 2015, inizio 2016, dovremmo avere l'apertura della linea 1 della metropolitana. Una cosa che mi è stata chiesta prima di venire qui era quando noi abbiamo come terza città d'Italia abbiamo una delle 7 FAL più potenti del sud Italia, l'anno scorso dissi portiamo qualche dato, ma insomma sono abbastanza macchine che abbiamo, e mi sono chiesto quando investiamo nel settore informatico, diciamo siccome noi abbiamo un comune leggermente in deficit con circa 1,6 miliardi di debiti che dobbiamo recuperare, nel settore informatico noi nel 2011 chiedemmo 350.000 euro per manutenzione e ce ne sono stati accordati 0. Nel 2012 abbiamo chiesto 550.000 euro per il settore informatico e ci sono stati dati 0. Nel 2013 650, quindi abbiamo avuto 0. Nel 2014 il bilancio della legge del meglio, abbiamo chiesto 700.000, ci sono andati 90.000. In realtà la maggior parte delle manutenzioni la fanno dipendenti comunali, devo dire che sono eccezionali da questo punto di vista perché nonostante non abbiamo fondi, utilizzano tutte le tecniche più in parte nove possibile per non far fermare, diciamo, le macchine.
risparmi li abbiamo grazie all'utilizzo di sistemi sviluppati internamente, con i 14 nuovi informatici che sono stati assunti. Utilizziamo soprattutto dall'avviso open source come MySQL, Google Drive, Google Drive utilizziamo soprattutto per cartelle condivise. Sembra strano, utilizziamo soprattutto per questo. Dunque, questa è una questione che mi sta chiesta, però non vorrei, diciamo, essere troppo pesante. Qualche mese fa il Comune di Torino, annunciò che toglieva i sistemi Microsoft dal Comune e li passava a Linux. Quindi diciamo ebbe un'enorme rilevanza giornalistica questo fatto che un comune come Torino aveva annunciato questa cosa. Siccome noi a nulla stampa ci vengono molto bene, un giornalista disse che fuori Napoli, non so per quale motivo, toglieva Linux per mettere un Windows. Non mi domandare perché era questa cosa. Ecco, direi che era questa cosa. In realtà la cosa è tutto pazza, insomma. È vero che fuori di Napoli la maggior parte delle macchine sono Windows. A parte il fatto che l'open source è una filosofia, cioè non è ridicolo limitarlo a Linux o Microsoft, eccetera, eccetera. Poi... Ma in realtà, non velocissimo su questo, come per fare qualche risalto, sono sempre un po' seri. Quando noi siamo arrivati nel 2011, il Comune di Napoli veniva fuori da una transazione con Microsoft perché nel 2010 circa il Comune di Napoli aveva solo 300 licenze Microsoft installate su circa 3.000 computer. Quindi Microsoft veniva la parte di finanza e disse, scusate, ma aveva arrivato 3.000 aggiornamenti, voi avete soltanto 300 licenze. E quindi Microsoft, diciamo, ci, con la parte di finanza nel 2010 circa, ci multò per circa 700.000 euro. Quindi quando siamo arrivati noi abbiamo trovato 700.000 euro di multa, che tutti quanti noi cittadini paghiamo ovviamente, con un mutuo da più di 10 anni. E Microsoft, diciamo, è stata clemente perché ha detto non mi dai soltanto 700.000 euro, ma ti do le 700.000 euro almeno anche 1.600 licenze di Windows. Quindi diciamo non butti 700.000 euro, ma te lo do 1.600 licenze. Quindi sotto un certo punto, questi qua sono le termine, insomma, che vedete le date, 25 gennaio 2011, quindi molto prima che arrivasse la nostra amministrazione. Quindi diciamo che tutta la polemica in realtà è molto prima, insomma, questa era questa cosa qui. In realtà ci sono un'altra storia da dire, della famosa causa di 2089 computer che sono stati sequestrati, perché anche lì nel 2002 il Comune di Napoli acquistò 1.086 computer, tutti quanti con Windows non originale, furono poi sequestrati. Noi abbiamo sempre le storie, insomma, abbastanza belle da raccontare. L'attuale sistema, attualmente abbiamo circa 3.000 postazioni, di cui l'anagrafe ha tutti i sistemi Linux e ne sono 276. Poi abbiamo le PC in ufficio, che sono circa 440, che utilizzano Linux. La restante parte sono tutti quanti con le famose licenze Microsoft che ci sono state pagate, con i famosi 300.000 euro che ormai abbiamo pagato. Poi ci sono altre licenze comprate dal progetto del ministro e quant'altro, eccetera, tutta roba insomma, che già c'era prima del 2010. Quindi la polemica che è nata, che il NATO aveva cambiato dalla Windows a Linux, non è affatto vero. In realtà noi abbiamo tentato di fare un passaggio totale a Linux, però come diceva pure prima giustamente il primo intervento, ci sono alcune applicative che non diventano direttamente dei comuni. Per esempio l'anagrafe gira tutto su macchine Windows, è impossibile cambiare l'anagrafe come in Napoli da oggi a domani su macchine Linux. Gira su Windows, l'applicativa è quella e non è impossibile cambiarlo. Il bilancio che viene utilizzato da circa 250 utenti non è possibile cambiare da oggi a domani, il software è già stato pagato, licenziato per 5 anni e quindi per è impossibile cambiarlo. Stessa cosa per la contabilità, stessa cosa per la gestione multiauto, stessa cosa per il di videosorveglianza, cioè la videosorveglianza del Ministero degli Interni che ti indica le software autorizzate per la videosorveglianza giro su Windows e quindi come un altro non può dire io metto Linux, deve stare sempre dentro. Stessa cosa per i programmi informatici, stessa cosa per i programmi di CAD. Considerare che quando la sovrintendenza ti manda un file, la sovrintendenza, il Ministero dei Beni Culturali o quant'altro, quindi enti esterni, ti manda dei file che vengono letti solo dal sistema Windows. Ovviamente se tu metti un sistema Linux perdi dei dettagli, quindi perdi tutto il tempo, e quindi la pratica di autorizzazione per fare un balcone o fare un'altra cosa ci mette più tempo perché se ne perdi i dettagli. Questo non è possibile. Stessa cosa che mancherebbe la tavola, che qualcuno si ricorderà qui.
Noi abbiamo circa 600 macchinari da tavola comprati e a entrare solo con Windows 98. Noi comunque non abbiamo nessun computer con Windows 98, noi abbiamo 600 macchinari da tavola conservati in scatoloni che stanno lì e vogliamo fare un museo. Quindi diciamo ci sta tutta una serie insomma, di attività e di cose che non ci consentono di passare a sistemi Linux, se uno obbligato. Noi la logica che noi abbiamo avuto è che lì dove non è necessario un sistema Windows, quindi è possibile usare Linux, si utilizza Linux. Dove strettamente c'è impossibile, non per perdere tempo anagrafe, vai a fatturare altre unità, a volte lì la stampante perde i driver, cioè c'è proprio la cittadina torna perché si è perso i driver, perché il cittadino dice io sono preso il permesso, non mi interessa, e quindi in due casi ho utilizzato Windows purtroppo. Devo dire che questa è la spesa dei principali del software che noi abbiamo alcuni Napoli, abbiamo tantissimo ovviamente, ma l'applicativo anagrafe, tributo e bilancio, sono tre applicativi che gestiscono il cuore della macchina comunale, fine all'anno scorso il costo era molto vicino al milione di euro, quindi vedete insomma che l'anagrafe costava circa 57.000 euro ogni anno, la contabilità 230.000, i tributi 447.000, cioè la somma di questi tre applicativi era molto vicino al milione di euro. Noi abbiamo fatto una gara quest'anno, abbiamo utilizzato parte open source e parte in licenza, sempre per problemi di contabilità di compatibilità con gli uffici comunali, e ci siamo attestati intorno ai 250.000 euro l'anno. Quindi diciamo ecco, abbiamo cercato di utilizzare una parte transitoria insomma degli applicativi open source. Mi sembra che sono un po' troppo veloce, no? Ok, ci sono 8 minuti perché ci dovevi stare aspettando. Quindi io vi ringrazio, sono stato veloce, ma in grado insomma di essere stato più veloce, però cerco di chiarire insomma sia che non è vero che utilizziamo, abbiamo una predisposizione per il sistema licenza, sia perché è molto complesso, a volte, quindi non è tanto una schermata precedente, a volte siccome abbiamo dei software già acquistati, uno spreco più tardi è solo per un fatto concettuale, insomma, quindi questo è tutto. Vi ringrazio e vi aspetto a casa. Gli altri non stanno a entrare in una città, non è che sia una cosa.